Tempo di pensioni per gli insegnanti che hanno raggiunto i requisiti per la cessazione dal servizio con la vecchia o nuova normativa voluta dalla Fornero. In questi giorni il professor Rosario Cutruppia, coordinatore nazionale del Dipartimento Pensioni, è impegnato in un tour di formazione nelle principali sedi della Gilda per l'aggiornamento dei responsabili della consulenza sulle pensioni. Gilda TV ha seguito il seminario di Roma. Qui diamo una brevissima sintesi del corso che ha visto la presenza di numerosi insegnanti. Nel seminario sono state molte le tematiche affrontate, anche con casi particolari. Allora, il personale della scuola che ha acquisito il diritto al pensionamento o che lo acquisisce entro il 31 dicembre del 2013 può presentare domanda di cessazione dal servizio e domanda di pensionamento entro il 21 gennaio 2013. Le domande sia di cessazione dal servizio che di pensionamento vanno presentate con procedura online. Le domande di cessazione dal servizio accedendo al sito istanze online del Ministero e le domande di pensionamento accedendo al portale dell'INPS ex gestione INPDAP. Entrambe le domande vanno presentate entro il 21 gennaio 2013. Allora, la domanda di pensionamento può essere presentata all'INPS anche attraverso diverse procedure. Una, accedendo al portale dell'INPS, registrandosi e presentando la domanda di pensionamento, oppure contattando il numero verde dell'INPS 803-164. In caso uno avesse difficoltà, potrebbe rivolgersi a un patronato che potrà assisterlo nella presentazione di questa domanda. Per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione e hanno raggiunto i requisiti massimi di età o di anzianità contributiva, se volessero rimanere in servizio devono presentare domanda di mantenimento in servizio entro la stessa data del 25 gennaio alla propria scuola presentando una domanda su cartaceo. La domanda però è soggetta all'accettazione da parte dell'amministrazione, che la valuterà sulla base dell'organico a livello provinciale e anche della convenienza economica da parte dell'amministrazione. Adesso possiamo passare a qui. Le diverse tipologie per il pensionamento sono le seguenti. Il personale che è nato prima del 1 gennaio 1947 è soggetto alla cessazione d'ufficio, cioè l'amministrazione procederà alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Allo stesso pensionamento d'ufficio è soggetto il personale nato tra il 1 gennaio del 1947 e il 31 agosto 1948. Inoltre sono soggetti alla cessazione d'ufficio coloro che hanno raggiunto i 40 anni di massima anzianità contributiva entro il 31/12/2011. I dipendenti che hanno prestato servizio fino a quest'anno scolastico in virtù di una proroga concessa in precedenza, anche costoro sono soggetti alla cessazione d'ufficio. Sulla base della circolare emanata dal Ministero sono soggetti alla cessazione d'ufficio coloro che hanno raggiunto l'anzianità contributiva di 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne e hanno almeno un'età di 62 anni. Ora passiamo a coloro che possono presentare la domanda di pensionamento, però hanno acquisito il diritto al pensionamento ma non sono obbligati a cessare dal servizio. Possono cessare a domanda d'ufficio il personale che compierà i 65 anni d'età nel periodo compreso tra il 1 settembre 2013 e il 31 dicembre 2013. Poi possono cessare a domanda anche coloro che in precedenza avevano presentato una domanda di proroga. Naturalmente costoro devono aver raggiunto i requisiti contributivi previsti dalla precedente normativa. Possono presentare domanda di cessazione volontaria anche coloro che entro il 31/12 del 2011 hanno raggiunto il diritto di accesso alla pensione
con la quota 96. Costoro avrebbero potuto accedere alla pensione già con decorrenza 1 settembre 2012, ma hanno preferito rimanere in servizio. Pertanto, se vogliono andare in pensione con decorrenza 1 settembre 2013, devono produrre domanda di cessazione dal servizio e analogamente la domanda di pensionamento. Il personale femminile che ha raggiunto i 61 anni d'età nel 2011, entro il 31 dicembre 2011, cioè per le donne nate fino agli anni 50, costoro, indipendentemente dall'anzianità contributiva, possono accedere al pensionamento. In questo caso l'anzianità contributiva minima prevista è di 20 anni, oppure di 15 anni se hanno almeno un contributo precedente al 1 gennaio del 1993. Infine, possono accedere alla pensione secondo i nuovi requisiti coloro che hanno maturato 42 anni e 5 mesi di anzianità per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne, a condizione però che si tratti di effettivo servizio e abbiano un'età anche inferiore ai 62 anni. Per finire, una precisazione: coloro che hanno raggiunto i requisiti per il pensionamento entro il 31/12/2011 mediante il raggiungimento della quota 96 possono presentare domanda di cessazione dal servizio trasformando il rapporto di lavoro in part-time più pensione. Naturalmente vanno rispettati i termini del 21 gennaio previsti sia per la cessazione dal servizio che per l'accesso al trattamento di pensione. Vuoi essere informato? Segui Gilda TV. Arrivederci.